Buongiorno YouTube e benvenuti in un nuovo video. Ah! Questo era per la serie le intro che ho visto su Halloween al momento. Eccovi il video acquisti o letture del mese di ottobre. Andiamo subito a vedere che cosa ho letto. Diciamo che esattamente come fa Poland Banana Book, ho veramente dei problemi. Nel senso che, come puoi vedere, oltre ad essere pesantissimo, questo robo sembra un po'. Ecco appunto. L'inquadratura iniziale di balle spaziali, ma vabbè. Ok, siamo pronti. Ci tengo a specificare che, come tutti gli altri video, io tendo a escludere tutte le letture che io faccio su questo supporto qua, cioè sul Kindle. Per un motivo molto semplice, è piuttosto scomodo e brutto forse mostrare così il. Ora, questa è la schermata dello standby per la cronaca, e mostrare così quello che vado leggendo. Quindi semplicemente escludo quello che leggo su supporto digitale, che sia Kindle o tablet. Allora, per quanto riguarda i manga, mese è piuttosto scarso, abbiamo solo due cose: The Seven Deadly Sins e Dragon Ball. Allora, Dragon Ball siamo arrivati al numero 36, una storia che è già uscita direi da parecchio tempo. Ad ogni modo siamo arrivati al numero 36 di 42. Questa edizione Evergreen Edition di Star Comics a me piace sempre. Approfondimenti, interviste di Akira Toyama, cose piuttosto buffe, piuttosto piccole anche, però piuttosto carine. E invece per The Seven Deadly Sins siamo arrivati al numero 4. A me piace, è uno shonen che io trovo assolutamente godibile. E per essere un quarto volume, quindi è un volume ancora molto iniziale, di introduzione, eccetera, a me già piace questa storia, quindi sono piuttosto fiduciosa che la leggerò anche in futuro. Per la serie, cosa sto leggendo invece per quanto riguarda i libri? Abbiamo Il cimitero senza lapidi e altre storie nere, che conto di concludere oggi stesso, che è una raccolta di racconti di Neil Gaiman. In particolare, la prima è Il cimitero senza lapidi, molto molto carina. Lo consiglio soprattutto per le letture dedicate a ottobre, quindi all'imminente Halloween, l'autunno, eccetera. Dopodiché abbiamo un acquisto, invece non l'ho ancora letto, lo leggerò molto a breve, immagino, è il secondo volume di Eroi dell'Olimpo, il figlio di Lettuno, di Rick Riordan, che è il secondo volume di 5 della saga appunto Eroi dell'Olimpo, saga che seguita quella di Percy Jackson e Dei dell'Olimpo. Per altre informazioni ti rimando alla mia recensione di L'eroe perduto, che è il primo di Eroi dell'Olimpo che ho fatto su questo stesso canale. Dopodiché, ultimo per quanto riguarda i libri, diciamo, di intrattenimento, abbiamo il manga, bellissimo volume, di cui sono arrivata, direi a metà, un po' più che a metà, lo conto di finirlo nei prossimi giorni. Mi sta molto piacendo e ne parlerò sicuramente in un prossimo video. Unica rivista per questo mese. Io leggo poche riviste in cartaceo proprio perché adesso sono passata, come tanti altri insieme a me, al digitale. Ad ogni modo, National Geographic numero di ottobre, incentrato in particolare sullo Spinosaurus. Assolutamente bello, interessante. Come al solito, National Geographic vorrei poterlo comprare più spesso in cartaceo, ma la mole di acquisti che io faccio di solito mi impedisce di comprare anche questo. Una delle riletture di questo mese, Coraline di Neil Gaiman, sempre, illustrato da Craig Russell, perché questa qua è l'edizione, diciamo, a fumetti di Coraline. Do conto di parlarne a breve, quindi sai perché lo sto rileggendo. Americani. Allora, per gli americani abbiamo Wolverine e gli X-Men, numero di ottobre, che nel mio caso conclude gli acquisti di Wolverine e gli X-Men, nel senso che con il volume 29 di questa saga io concludo la lettura di Wolverine e gli X-Men. Perché Jason Aaron, che era al timone della serie fino ad ora, va altrove, diciamo così. E quindi, visto che le mie esperienze pregresse sulla Marvel mi dicono che quando cambia il capitano della nave è meglio che io abbandoni la nave, interromperò, immagino, questa lettura. Ho fatto una recensione scritta sul mio blog. Lanterna Verde, siamo arrivati al numero 30 di questo reboot. A me piace sempre molto. Per quanto riguarda il fumetto fantascientifico, è uno dei migliori, secondo me, che c'è in giro. Comunque, lo resta senz'altro. L'edizione, comunque, è un po' più cara degli altri americani, ma comunque è interessante il fatto che sia ben fatta. Ecco, rispetto agli spillati che invece ci propone Panini per la Marvel. Allora, per Editoriale Cosmo ho comprato Le luci di Amalu. Questo volume si inserisce in Cosmo Color USA o USA, se preferisci, cioè appunto gli americani a colori proposti da Editoriale Cosmo. I disegni sono questi. Ti rimando anche al Tumblr dell'autrice,
di questo volume per farti vedere appunto altre sue opere. A me piace molto lo stile grafico di questa signora e trovo che questa storia che coinvolge questi invisibili e questi furetti, che sono ovviamente due razze, due specie di esseri, diciamo, che non ci vengono meglio precisati all'inizio, è una storia assolutamente interessante, la continuerò sicuramente e la consiglio a chi si ricorda un po' di che cosa sto parlando quando parlo di Il vento tra i salici. È un po' la stessa atmosfera e lo stesso tipo di fantasy, per ovviamente la mia opinione. Nota dolente di questo volume, l'unica cosa che volevo dire, è l'edizione, nel senso che è proprio quella che io chiamerei volgarmente cartaccia, nel senso che è proprio molto 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 morbido in un senso non positivo. Per il resto a me è piaciuto. Altra rilettura di questo mese è Sandman di Neil Gaiman, sono arrivata a più di metà del sesto volume e lo sto rileggendo proprio per preparare il video di cui vi avevo già parlato. Per quanto riguarda la Disney ho letto questi due volumi di Topolino, che io in genere non acquisto ma che acquisto quando so che c'è qualcosa di interessante, diciamo così. Lo strano caso del Dottor Radkill e Mr. Hyde, trasposizione ovviamente del romanzo di Stevenson. A me è piaciuta questa trasposizione, in particolare i colori trovo che rendano molto giustizia a questa storia e la consiglio in particolare a chi conosce già la storia originale, ma comunque penso che possa essere letta autonomamente anche. Niente di trascendentale, ma mi è piaciuta. In generale tutte le cose che adesso stanno ristampando io le ho già in un'edizione precedente, quindi ovviamente non ricompro edizioni nuove. Tuttavia, se alcune case editrici hanno fatto delle ristampe che a me non hanno interessato minimamente, purtroppo, e dico purtroppo perché a me non fanno impazzire le ristampe della Panini, ma comunque purtroppo Panini ha ristampato una cosa che invece io volevo. Io possedevo solo il secondo volume di Wizard of Mickey, il torneo, in questo formato che a me piaceva molto, di cui avevo già letto la storia all'interno dei numeri di Topolino. È una storia che appunto a me è piaciuta molto e la volevo integralmente. L'edicolante da cui andavo aveva ben pensato di non farmi avere gli altri volumi e di farmi avere questo rovinato, come puoi vedere dal fatto che si è piegata la costa. Quando hanno annunciato la ristampa Panini non potevo non acquistare Wizards of Mickey, appunto partendo dalle origini. Come puoi vedere il formato è più grande, la nota dolente di questa edizione è questa. Questi sono i colori di questa ristampa, questi sono i colori della stampa precedente. Non so se riesco a farne avere una grande idea. Fra l'uno e l'altro io trovo che questi colori di questa nuova ristampa siano molto 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 meno brillanti. E questo ovviamente va a discapito della qualità di stampa in generale di questa ristampa. Tuttavia a me la storia di Wizards of Mickey piace e quindi lo sto riacquistando in questa ristampa. Ero rimasta leggermente indietro con Fables, di cui vi ho già parlato. Se non hai ancora visto il video ti rimando, cliccando su questo volume di Fables, alla mia recensione più approfondita. Ad ogni modo, 11, 12, 13 e 14 erano i volumi che non avevo ancora letto e quindi ho recuperato tutti in questo mese, fino a Sinbad, che è appunto questo volume 14. A me continua a piacere Fables, anche in questa edizione in bianco e nero, trovo che renda giustizia a questa bella storia. Ho deciso, proprio alla luce di questa cosa, di acquistare anche la ristampa di Hellblazer in questa edizione economica. So che ho appena detto che le ristampe in genere mi scocciano, ma è proprio così. Io avevo già Hellblazer nell'edizione di Pianeta di Agostini, tuttavia erano talmente volumi separati, un po', l'uno ce l'avevo per dire, però ne avevo un po' a caso, al punto che li ho venduti. E quindi ho deciso di acquistare questi volumi della RV Lion proprio per avere un'edizione invece cronologica, quindi completa, diciamo. Se vuoi la mia opinione, Hellblazer perde parecchio in bianco e nero, quindi non so fino a quanto ti possa consigliare l'acquisto di questo formato di Hellblazer se non lo hai mai letto. Occhio alla penna, pensa, fatti le tue considerazioni. È lo speciale di Dylan Dog numero 15 dedicato a Moby Dick. Trasposizione del romanzo di Melville, ovviamente, che a me è piaciuta moltissimo. Sono nelle letture di ottobre proprio perché li ho letti in questo mese, perché li ho recuperati a una fiera recentemente. Mater Morbi, che già conoscevo ovviamente, molto bello come volume,
Il Color Fest numero 4 con copertina di Silver che non potevo non avere. Tra l'altro, le storie, mi soffermo solo un attimo su questa cosa, sono di Faraci Cavazzano, Bartoli Carnevale, Enna Celoni, Gualdoni Mastantuono. Cioè, le penne sono notevoli in questo volume del Color Fest di Landog, oltre alla copertina di Silver, motivo per cui io l'ho acquistato in realtà. Volume 325 di Dylan Dog, Una nuova vita, che mi è stato consigliato da un amico e che mi è molto piaciuto, tra l'altro. Dopodiché abbiamo invece un po' più sensato, diciamo, all'interno degli acquisti di questo ottobre, il volume 337, tutto a colori, uno spazio profondo, che sarà il primo di questa nuova, diciamo, svolta che dovrebbe avere Dylan Dog. Ne ha già parlato 88 Ferro, non voglio dilungarmi più di tanto. E io ho anche una mezza idea di riprendere a comprare tutti i mesi Dampir. Avevo interrotto le letture della Bonelli semplicemente perché stavo leggendo parecchie cose di manga e di americani, che quindi mi uscivano tutti i mesi. Adesso le mie letture si sono, diciamo, ridimensionate per quanto riguarda appunto americani e manga, e quindi probabilmente potrei anche ricominciare a comprare Dampir. La storia della Bonelli nella casa mia è piuttosto sfortunata, nel senso che io ho acquistato tantissimi volumi, in particolare di Brandon, li avevo quasi tutti, fino al 66, credo, e improvvisamente ho deciso di... ne ho venduti, regalati, eccetera, eccetera, proprio perché i volumi della Bonelli occupano tantissimo spazio intuitivamente. E ho deciso di tenere solo quelli di cui io preferivo le storie in particolare. L'ho fatto con appunto questi numeri di Dylan Dog, per esempio, l'ho fatto con gli speciali di Brandon. In realtà, per esempio, Brandon non ero andata a ripescare i volumi che mi erano molto piaciuti perché, avendoli regalati, ho voluto regalare la cosa cronologica. Mi rendo conto che sono piuttosto stupida, ma questo è quello che ho fatto. Infine abbiamo Orfani, questo è il numero 11 di 12, che mi è stato prestato da questa persona che come me imbusta i fumetti, io però non imbusto i Bonelli, attenzione. Ad ogni modo, Orfani mi è piaciuto moderatamente. Ecco, se vuoi sapere un po' meglio cosa ne penso, dicevo, se vuoi sapere un po' di più cosa ne penso di Orfani, perché ne ho già parlato sul mio blog. Infine abbiamo la sezione, quella di cui penso freghi meno a tutti in assoluto, cioè quello che sto studiando per l'università, e abbiamo tre volumi di filosofia contemporanea che sono fra i volumi più difficili che abbia mai studiato. Vediamo Il clamore della filosofia, che sono degli interventi di filosofi contemporanei, appunto, in realtà sono i miei professori, fondamentalmente, su appunto la filosofia francese contemporanea, volume già piuttosto complicato, soprattutto se non si hanno già nozioni di filosofia contemporanea. Dopodiché, L'attenzione altrove di Paolo Vignola, che invece è un volume che si incentra, diciamo, sulla dispersività dell'attenzione che c'è adesso seguendo internet. Questa più o meno è una spiegazione semplicistica di quello del contenuto di quel testo. Dopodiché abbiamo Se come un altro di Porcur. Oltre ad avere questa copertina inquietante, nel senso che le cose così piene di bianco a me spaventano sempre un po', è un volume veramente massiccio. Allora, se fosse un volume di narrativa, io una cosa del genere me la bevo, cioè ve lo garantisco, non è una cosa particolarmente lunga per me, ma il problema di questo testo è che ogni pagina è talmente densa di complicazioni, ecco, che ci sto mettendo veramente molto a studiare questo testo. Assolutamente sconsigliato per chi non mastica questo genere di cose. Io, che ho studiato molto di più filosofia antica e moderna, mi trovo piuttosto male su questo volume e anche su questi qua, in realtà ho, diciamo, avuto di che scervellarmi, ecco. Quindi non sono dei volumi che io consiglio in realtà a chi non studia filosofia, ma per onor di cronaca ho letto anche questi nel mese di ottobre. Al di là del fatto che li ho messi in maniera un po' disordinata, questi sono stati i miei acquisti e letture del mese di ottobre. In generale per me funziona un po' sempre così: io faccio un tot di acquisti e il tot di acquisti che io faccio li leggo nel mese stesso in cui li ho acquistati. Questo vale soprattutto per i fumetti, in realtà. Per i libri io cerco di mantenermi con due o tre libri magari in casa che non ho ancora letto, in particolare per quanto riguarda Neil Gaiman. Mi farebbe piacere sapere se vi può interessare questa rubrica, diciamo, quindi del video delle letture mese per mese. Questo perché per me sarebbe molto semplice in realtà fare un video del genere e magari può essere meno pesante rispetto a un approfondimento su un'opera sola. Non lo so, dico io, eh.
fatemi sapere cosa ne pensate. In genere io faccio un video dedicato a qualcosa se penso che ci sia qualcosa da dire. Magari anche sul mio blog, dove io scrivo comunque piuttosto spesso, non è detto che io parli di tutto quello che ho letto. Magari questo è un modo per sapere un po' di più cosa ho letto e cosa ne penso delle varie cose. Fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video e se volete ci vediamo al prossimo.